Ciao ragazzi, oggi vedremo come risparmiare per fare un distanziale per il volante. Come sapete, cambiare il sedile ci sta, cambiare le pedaliere ci sta, ma ogni modifica comporta una modifica successiva e questo è uno dei difetti delle modifiche. Poiché mettendo il sedile in questa posizione, non sono molto più a mio agio con il volante perché è troppo lontano, quindi lo devo avvicinare. Essendo un'auto vecchia, non ha la regolazione dello sterzo e quindi ho bisogno di qualcosa che me lo avvicini. Solitamente in commercio possiamo trovare un sacco di tipi di distanziali, ma sono molto molto costosi. Per dei pezzi di alluminio anodizzato possiamo anche parlare dai 150 ai 200 euro. Quindi cosa è successo? Nella povertà ci si arrangia sempre e noi abbiamo trovato la soluzione. Andremo anche a provare un tools per togliere le viti spanate, poiché ho spanato due delle viti che tengono il volante, quindi vi farò vedere questo nuovo attrezzo che ho preso, vediamo come funziona. Proverò anche la nuova cinta per la GoPro da testa, così da vedere se vi piace di più quell'inquadratura lì. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e se avete qualcosa da dire, commentate, che mi fa molto piacere. Andiamo. Ok, cominciamo, diamoci dentro. Prima cosa da fare sono queste due brugole da tirare via perché sono quelle spanate, quindi eccole spanate. Togliamo il clacson e vediamo questo tools. È della Tac Life. Spero si lega così, non lo so. Ovviamente le forbici sono sempre in bestemmiatoio. L'ho pagato, mi sembra, 17 euro. Quindi non mi aspetto chissà che cosa. Mi aspetto che almeno mi togli queste due brugolette del cazzo. C'è anche il portacosa. Allora, ah, bene, bene, bene. Allora, qui ci sono queste qua, che sono quelle che servono per fare il foro iniziale. E penso che per questa vada bene questo, troppo piccolo. Questo. Ok. Poi, con questa, svitando, questa più sviti, più avviti, ci sono due attrezzi, quindi questo che serve per fare il foro iniziale in modo tale che questo poi si vada ad agganciare. Ha un filetto sinistroso, così più voi svitate più questo avvita e quindi dovrebbe uscire. Adesso vediamo se la pratica è uguale alla teoria. Ovviamente io a mezzogiorno devo fare questi lavori, quindi fa caldo. Uno straccetto sotto per evitare che la roba mi vada addosso. Quindi senso antiorario, eh? Vedi come fuori. Era benissimo. Fatta questa prima parte. No, non brucia. Dobbiamo andare a inserire questo e vediamo se esce. Ok. Come era abbastanza prevedibile, è troppo duro, quindi serve. Andiamo a prendere una pinza.
incredibile. Dobbiamo provare con quello più grosso. Riproviamo forando più grande. Non lo prende. Oddio. Allora, in pratica, se usate quello troppo grosso, poi spaccate tutto e non riesce a prenderlo. Quindi adesso bisognerà inventarsi un altro metodo. Quindi proviamo con quello sotto. Speriamo. Fumo pure il trapano. Cazzo, è saldato, oddio c***o. Adesso avete capito come ho fatto a spanarle? Non ho parole. Non ho parole. Perdonati di merda, ho massacrato il volante, Dio c***o. Ma ditemi voi se è mai possibile. A mani estremi. Estremi rimedi. Alleluia. Alleluia. Allora, questo attrezzo funziona, ma non in questi casi, quindi su cose più piccole, però funziona. Ok, allora, vediamo di tirare fuori questo. Molto bene, adesso è arrivato il momento di mettere questo dannato distanziale. Allora, esistono in commercio queste cose qua, che costano poco meno di 100 euro e sono degli sganci rapidi. Ve li sconsiglio puramente perché hanno tanto gioco su quando c'è avvontato il volante e fanno clac 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 clac, però sono molto belli e funzionali. Sono da mettere così. Su un 106 o una macchina che ha il clacson sul lato è perfetto, non in questo caso, perché in questo caso noi abbiamo il clacson sul volante, quindi darebbe fastidio, perché comunque staccandosi non te lo metti. E quindi noi andiamo a mettere uno di quelli che sono i distanziali artigianali di Asino Corse. Come sono fatti questi distanziali artigianali? Nient'altro che distanziali, diciamo, anzi, non sono distanziali, sono bulloni lunghi che servono per unire le barre filettate, più grandi, leggermente più grandi
del diametro della brugola in modo tale che ci entra dentro, e noi lo utilizzeremo come distanziale a basso costo. Quindi prima di tutto, per renderlo carino, mettiamo un polsino. Le andremo a coprire che non risulti brutto. Ora abbiamo il volante di 3 cm più vicino ed è molto più comodo. Fidatevi, anche soltanto 3, 2 o 4 cm comunque fanno la differenza. La stabilità rimane invariata perché comunque sono bulloni molto lunghi, molto resistenti, e la guidabilità sicuro ne prenderà tanto tanto tanto. Quindi fidatevi. Se non siete sicuri della distanza, di un distanziale costoso da portare sopra la vostra macchina, cominciate con una modifica di questo genere, non ve ne pentirete. Ricordatevi che è illegale, quindi esclusivamente per track day. Bene personaggi, anche questo video è terminato, anche questo video l'ho fatto all'una di pomeriggio, se non mi credete come un idiota. Mi raccomando, come vi ho detto all'inizio, iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un video. Ci vediamo al prossimo video.